La partita contro la Miwa Benevento è stata il manifesto programmatico dell'idea di pallacanestro che Francesco Lepre intende portare a Sala Consilina. Pochi punti, ma chiari. Intensità nella metà campo difensiva, più ordine e razionalità nella gestione dei possessi offensivi. Come è noto, il risultato ha dato torto ai biancazzurri, che però hanno dimostrato di aver assimilato la lezione impartita dall'allenatore cilentano, tenendo a lungo sulle spine il quotato quintetto sannita. Il prossimo passo, naturalmente, è riallacciare i contatti con la vittoria, che non bussa alla porta della Dieseltecnica Pallacanestro Trinità da 3 giornate. Il calendario, almeno in teoria, è alleato dei Blue Boys. Lo Sporting Portici ha un bilancio piuttosto gramo, 4 vittorie in tutto, peraltro appesantito dalla severa lezione rimediata a Ischia una settimana fa. Nonostante il penultimo posto in classifica, gli uomini allenati da Stefano Porcini, che dovrà tuttavia rinunciare al suo pezzo più pregiato, Giuseppe Lapasta, squalificato a seguito della rissa scoppiata nel terzo quarto della partita contro il Centro Pastor Parete, possono comunque dare fastidio nelle sfide punto a punto, facendo leva su un gioco prettamente fisico. In ogni caso, le intenzioni della Dieseltecnica sono chiare: rientrare dal neutro di Bosco Reale con i 2 punti in valigia. Loro sono molto pronti mentalmente negli allenamenti a seguirmi. Quello che dobbiamo migliorare sicuramente la concentrazione. A volte i ragazzi o per abitudine o per altro sono molto superficiali anche nelle piccole cose, un passaggio, un rimbalzo, e alla fine la partita punto a punto lo paghi. 20ª giornata di campionato senza partite di richiamo. Le inseguitrici del New Caserta Basket, che anticiperà sabato il derby contro Parete, si misureranno con avversari all'apparenza morbide. Il Provo Basket Marigliano chiede strada al Basket Venafro per riprendersi il 2º posto in condominio con la Ima Cava dei Tirreni, ferma per un turno di riposo. La Miwa Benevento ospita la Aldelfino Mugnano. La Pietratorcia Forio renderà visita alla CAE Bisaviano.